segui? Perché sono qui? Chi sei tu? Tu forse non ti ricordi di me, ma io sì. C'è un motivo perché ti ho portato qui. Sì, ma muoviti! Io ho un'importante conferenza! Devo andare! Devo andare! È inutile che tenti di uscire da qui. E poi, tutti quegli impegni, tutti quegli appuntamenti, tutta quella tua carriera. Cosa c'entra ora? La mia carriera me la sono fatta da solo. Fermati! E lasciami parlare. Io ti ho sempre aiutato. Ti ho aiutato a raggiungere il massimo, la vetta. Insomma, quello che tu volevi. Non ho esaudito i tuoi desideri, in fondo? Ma che stai dicendo? Sei pazzo! La mia carriera me la sono fatta da solo io! Senza l'aiuto di nessuno! Ah sì, non ti ricordi? Bene, ti aiuterò io! Stefano, perché sei venuto qui? Ho sentito dire che tu puoi esaudire i desideri di tutti gli uomini. Sì, questo è vero. Ma qual è il tuo desiderio? Ma io... Avanti, non indugiare. Quale sarebbe il desiderio per cui tu saresti disposto a dare tutto? Io vorrei scrivere libri, diventare uno scrittore di successo, scrivere bestseller. Ah, ho capito. Ma tu per questo desiderio saresti disposto a rinunciare proprio a tutto? Sì, sì, darei tutto. Anche la tua anima? Sì, sì, sono pronto a tutto per il successo. Va bene. Se sei sicuro te, ogni tuo desiderio è un ordine. Basta che firmerai questo contratto. Vieni. Nel documento presente si certifica intelligenza, acume, popolarità, ricchezza. I suddetti desideri cesseranno di esistere non appena Stefano Re raggiungerà l'apice del suo successo. Il presente documento verrà da considerarsi ufficiale ed approvato quando esso sarà firmato dal destinatario Stefano Re con l'inchiostro e della più tangibile traccia del suo sangue. Sì. Ma ricordati che hai tutto il tempo per rifletterci. Non devi firmarlo per forza adesso. Sì, 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 lo firmo adesso. Ricordati, quel che è detto, quel che è fatto. Già, adesso ricordo. Ma cosa farò adesso? La mia popolarità, la mia fama,
i miei libri, chi li leggerà più? Ma a questo non so risponderti. So solo che in quel contratto ci sono delle clausole. E queste clausole vanno assolutamente rispettate, secondo le antiche tradizioni. E poi, la fama, come tu sai, ha un caro prezzo. E ora è arrivato il momento di pagarlo. Non voglio perdere tutto questo. No! Fantasmi di un passato ubriaco tornarono a tormentare Stefano. Il misero uomo andò incontro al destino che da solo aveva forgiato per sé. Fu così che egli comprese che nessuno può essere ciò che non è. Il debito è stato saldato. Stefano ha pagato con la sua anima. Finalmente. E poi... quel che detto è detto, quel che fatto è fatto. Vedi qualche cosa di positivo in noi.